Un nuovo video, finalmente parliamo dei terminati. Terminati di giugno sono tantissimi. A luglio non terminerò praticamente nulla. Sono due scatole, diciamo due cestini, ecco. Quindi parto. Allora, peschiamo così un po' a caso. Gli unici dischetti che ho sono questi di Cotoneve, gli Aqualife, sono quelli grandi. Ogni tanto compro e ricompro perché mi possono sempre tornare utili. Poi ho terminato questo gel doccia che mi è piaciuto molto di Biofà, che troviamo, io trovo almeno a Genova, da Lilla Poix. È biocertificato, è un gel doccia che ho visto anche da Sonia. Ciao Sonia, un bacio. Ed è un gel doccia all'albicocca con l'aloe vera, eccolo qua. È un bel formato, no, vi dico solo che tutti i prodotti, vabbè, mi dimentico di dirlo ogni volta, ma tutti quelli terminati sono i miei, cioè mio marito ha i suoi, per fortuna abbiamo due bagni, quindi no, lo dico perché, ecco, tante volte magari uno pensa a questi prodotti, siete in tanti, in famiglia, no, li ho finiti solo io. E questo appunto il gel doccia all'albicocca mi è piaciuto molto, un bel gel doccia, un bel gel, ecco. Mi è piaciuto, anche molto delicato, buono, buono. Eccolo qui. Questo è il fango drenante aromatico di Le Driadi. Questa è la linea a caffè verde e ananas che mi piace tantissimo. L'avete visto in azione in un video che vi lascio qui, dedicato alla mia body routine anticellulite. Sto utilizzando sia questi prodotti ancora, alcuni li ho finiti, li vedrete qui, e sia nuovi prodotti di cui vi voglio parlare presto. Ormai sono proprio in fissa con i prodotti anticellulite, rassodanti, bla 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 bla. Ho terminato questo prodotto che mi è piaciuto tantissimo di Alma E, no, Alma K, che okay, come si pronuncia? Ai sali minerali del Mar Morto. Minerali? No, ai sali del Mar Morto. No, minerali, sì, c'è scritto minerali, esatto. Questo me l'ha regalato Eliana. Ciao Eli, Eliana Ruffoni. E mi è piaciuto tantissimo. Un prodotto particolare di cui non conosco nessun altro di questo genere. Infatti, è una maschera corpo. Come si utilizza? Fate la doccia, l'applicate dopo la doccia. L'unica cosa che mi è rimasto un pochino e sento che perde sul tappo. Sul fondo, mi è rimasto, si vede un pochino. Ed è una maschera corpo mai vista, mai provata prima se non questa, detossificante. E poi una volta che la tenete un po' sul corpo, andate di nuovo a fare una doccia, la risciacquate. E mi è piaciuta moltissimo, proprio una bella idea. Non avevo mai provato un genere di prodotto così ottimo. Ottima la Garnier Skin Active Hydra Bomb, tutte sono ottime, questa anche, questa è quella antiossidante Alte Verde, una maschera in tessuto Alte Verde più acido ialuronico, pelle liscia, compatta e super idratata. Io le amo, soprattutto in estate, le utilizzo di più in estate. Ho terminato questo fantastico doccia crema di Yves Rocher che io ho già comprato più e più volte. Si chiama burro di karité per pelli ultra secche ed è un balsamo lavante, diciamo che da utilizzare sotto la doccia. Quindi per chi ha una pelle secca è perfetto, vabbè, magari d'estate un po' meno, però non è particolarmente, è un burro, non è neanche un burro, è una crema, ecco, una crema lavante. Ho terminato sempre delle Driadi, questo sapone ultra delicato viso e mani. Questa è la linea Avena e Calendula, quindi molto lenitivo, calmante, disarrossante. Un sapone piacevolissimo che lo utilizzavo sia per le mani e anche per il viso. È capitato anche, quindi buono, 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 buono. Questa, la linea delle Driadi mi piace sempre moltissimo. Ecos, ho terminato il detergente viso e mani, eccolo qui. È un bel flaccone in vetro. Io avevo il pump, vedo che ne è rimasto un po' sul fondo. Niente, lo terminerò. Tanto l'avevo proprio messo qua, non è neanche caduto, ma proprio ce n'è, ma un goccio, un goccio. Va bene. Al ginepro bio,
Buonissimo. Allora, questo delle Driadi è quasi una cremina. Questo è proprio un gel fresco, un gel denso, ma neanche, insomma, sì, un pochino sì. Freschissimo, bello, piacevole. Anche questo ottimo, mi è piaciuto tantissimo. Lo metto qua perché sennò cade. Ok. Ho terminato questo di Planters, l'aloe vera gel, 99,9% di ingredienti di origine naturale. Impazzisco per l'aloe, lo sapete, impazzivo una volta, ma anche adesso, cioè ne faccio veramente largo uso, soprattutto in estate, anche come dopo sole, dopo mare, insomma, ottimo. Questo è uno dei migliori. Ora non ne ho più, quindi. Ho terminato le salviette, queste che tengo sulla makeup table, diciamo, per togliere gli swatches, varie cose, della Fria, la Fria Utility. Mi piacciono molto, sono 64 salviette, queste in genere le trovo da Lilla Poix. Ho terminato questo fantastico face mist di Nakomi. Questo era l'arancia ed è un prodotto vegano, al 97% di origine naturale. Lo andavo a vaporizzare, ma credo che questo non sia l'erogatore che c'era appunto, ma questo è l'erogatore, se non erro, del tonico delicato di Eteria Cosmesi Naturale, se non sbaglio, adesso poi andrò a verificare, perché purtroppo Nakomi fa degli erogatori che non mi piacciono. Ho terminato un altro dopo sole aloe, gel dopo sole all'aloe, 10% di aloe vera. Questo mi piace utilizzarlo non solo come dopo sole, questo mi era avanzato dall'anno scorso, quindi l'ho portato a termine. Tra l'altro è senza parabeni, senza petrolati, sono ottimi questi prodotti di Equilibra. Ha un'azione appunto calmante, fantastico, era proprio un bel gel come piace a me, insomma, un bel gel che andavo proprio a stendere, mi lasciava subito fresca e insomma, calma, lenisce la pelle. Ho terminato questo tonico di Giada, esatto. Radiance Vitamin C più acido mandelico, un tonico viso che avevo preso dalle mie amiche, vedo il prezzo che era loro, non ci sono più. Io le saluto sempre con affetto, sperando che tornino, chissà, chissà mai. E un ottimo tonico alla vitamina C, un bellissimo effetto idratante, illuminante. Ottimo. So che ci sono altri prodotti, devo ancora utilizzare la maschera viso. Direi che avevo comprato solo quelle due referenze. Ho terminato questo detergente di Bio Happy, che era quasi terminato e l'ho giusto finito. È una crema detergente scrub 2 in 1, uno scrub delicatissimo, si può utilizzare su base quotidiana, ma era proprio scrub, mi sembra quasi eccessivo, rigenerante. Mi è piaciuto molto, bio-certificato, vegan ok, vedo che sono quasi tutti bio quelli che di cui vi sto parlando. Cosa conteneva? Non ve l'ho detto, melanzana e maqui. Un bel prodotto, mi è piaciuto. Poi continuiamo con il bio. Questo era un burro di karité fantastico, burro biologico adatto alle pelli delicate di Karité, ovvero la società del karité, com'è che si chiamava? Sì, società di karité, una cosa del genere. Biocertificato ICEA, mi è piaciuto molto, avevo tenuto anche la scatola per farvela vedere e questa era è la confezione, era ed è la confezione, quindi come se fosse un po' una crema, però era un bel burro di karité che ho utilizzato soprattutto quest'inverno, ovviamente adesso meno, però insomma l'ho proprio ultimato. Ho terminato questo di Mossa, che mi è piaciuto, ma non è estremamente efficace, nel senso che dovete stare molto 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 lì col dischetto a rimuovere, se utilizzate tanto mascara. Questo è appunto il Juicy Shake con acido ialuronico, biocertificato, insomma, praticamente sono tutti prodotti bio, quindi quelli di cui vi sto parlando, e biocertificato EcoCert, l'avevo preso appunto dalle mie amiche. Non lo ricompro per ora. Diciamo che tra quelli bio, struccanti bio, bifasici per occhi, ne ho altri che forse sono migliori. Però comunque Mossa è sempre nel mio cuore, ecco, dovevo un po' insistere, ecco, per eliminare il tutto. Ho terminato il contorno occhi idratante che compro e ricompro da anni e anni e anni dei provenzali. Ha una
colazione idratante, stop, non fa nient'altro, però giusto, no, basta saperlo. Ha un'azione idratante, quindi c'è rigenerante con olio di rosa moschetta, mi piace sempre tanto. E quindi, altro prodotto bio, non l'ho fatto apposta, giuro. Poi, cosa c'è qui? Mi ricordo neanche più di che prodotto. Ah, questo era un doccia schiuma della linea Black Vanilla di Yves Rocher. Che ho terminato, si sì, c'era sempre un pitinin, come direbbe mia nonna, come diceva mia nonna. E, ottimo, il bagno schiuma, il doccia schiuma di Yves Rocher. Ora sto usando quello al Monoi, quello insomma, quello famoso, no? Sono ottimi. Ottima texture, profumazioni ottime, insomma, so che piacciono sempre a molti. Ho terminato di The Ordinary, di cui vi ho fatto vedere. Non solo di The Ordinary, ma di tanti altri brand, l'acido ialuronico, tutti i sieri top acidi ialuronici che vi lascio qui. Questo si chiamava niacinamide, insomma, il famoso niacinamide, 10% più lo zinco. Mi è piaciuto moltissimo. Questo so che è appunto uno tra i più venduti del brand, insieme all'acido ialuronico. Ottimo, questo mi è durato abbastanza. Pelle sicuramente più levigata, più uniformata, quindi se avete qualche imperfezione, ottimo, piaciuto molto. Ho terminato di Lab Care, questo che di cui vi ho parlato tantissime volte, che è il burro corpo nutriente. Ne ho altri, bellissimo, fatto così in vasetto, era eccezionale. Forse per adesso sarebbe stato un po' troppo col caldo, infatti l'ho terminato prima che arrivasse questo caldo. Ottimo, ho terminato la crema contorno occhi del cuore di questo periodo, perlomeno. Questa di Sephora mi è piaciuta da impazzire e mi manca già. Ed è la creme, come ti chiami? Brightening Eye Cream, una crema illuminante, molto idratante. Vabbè, l'ho finita, cosa vi devo far vedere? Molto idratante. Mi piaceva tantissimo come mi lasciava la zona perioculare, idratata, luminosa, un po' levigata. Bellissimo prodotto, super economico. Non si chiude più. Ok. Ho terminato, manca il tappo. Dove sei? Eccoti qua. Si era tolto il tappo. Questa è una linea che vendono su QVC di Elisabeth Grant. Elisabeth? Grant, aiuto, non mi ricordo, sì, ed era la crema Firming 24 ore al collagene. Questo era un campione generoso, ottimi anche questi come prodotti, anche se era un campione, quindi non è che. Poi, parlando sempre di campioni, questa di Bio Earth ed è il siero anti-age, ne avevo presi almeno due di questi. Non è che mi sia fatta un'idea ben precisa, però diciamo che mi sono piaciuti, ecco, forse costicchiano un po' per essere così piccoli. E poi ho diversi di questi di Bioniche, Defense, sapete che amo molto Bioniche, un ottimo contorno occhi, estremamente lenitivo, mi è piaciuto molto e ne ho diversi di questi campioni. Ho terminato un mascara di Bella Oggi HD, non so se l'avete mai provato, l'ho preso da Tigotà se non erro. Sì, un mascara da tutti i giorni non è che facesse chissà che effetto, eh? Scovolino classico non è tra i miei preferiti. Poi andiamo avanti. Ho terminato l'ennesima matita sopracciglia di NYX, che anche questa l'ho comprata più e più volte. Finisce alla velocità della luce. Se sapessi dirvi il nome e il numero, forse Dark Brunette. Dove c'è scritto ve lo lascio scritto nel caso. Ah, espresso, espresso si chiama, espresso. Mi piace molto la mina, mi piace molto la spazzolina, ottimo. Ho terminato un mascara di The Body Shop, questo l'avevo comprato marrone per cambiare un po'. Ma non. Allora, mi piace questo tipo di mascara che l'ho già utilizzato, ha un'azione allungante. Questo si chiama, come ti chiami?
Define, vabbè, insomma, sì, definisce e allunga le ciglia. Fatto così, mi piace molto anche lo scovolino. Mi ricorda uno di Essence, marrone. Marrone non mi piace tanto, però preferisco il nero, quindi non lo compro più marrone. Ho terminato questo di Alverde, era un prodottino che andava a schiarire. Questo si chiama Color and Care, quindi personalizzava un po' il vostro fondotinta, dovevate un po' aggiungerne. Questo era la tonalità unica, non mi ricordo, non so se l'avevo preso in Germania. Sì, la tonalità chiara, ecco, per schiarire i fondotinta più scuri. Esatto, penso che ci sia anche in Italia. Ho terminato questa crema di Apivita. Questa è una crema pazzesca, anti-età, wine elixir, quindi anti-rughe e rassodante. Era una crema da giorno, con SPF 15, un bel vasetto da 50 ml in vetro, ottimo, ottimo brand, Apivita, che è un brand greco. Ho terminato una CC cream occhi, più correttore, insomma. Mi è piaciuta tanto questa di Sephora, non esiste più, quindi non è che mi soffermo più di tanto. Un vecchio prodotto di Sephora, comunque leggero, un po' correggeva. Ho terminato l'ennesima, come ti chiami? Brow Pencil, ce l'ho fatta di Benefit. Io utilizzavo, siccome sono di quelle piccoline, c'è cioè l'unica, la numero 3, esatto, la numero 3, e sono quelle oblique, appunto, è terminata. E quando vado da Sephora a volte la compro. Poi qua ci sono dei campioncini, ma semmai ne parliamo dopo. E intanto il primo l'abbiamo terminato. Quanti minuti? Ho parlato tantissimo. Verrà un po' lungo, ma lo sapete. Ho terminato la Geomar, di cui vi ho parlato nella body routine. Mi è piaciuta tantissimo. Forse per adesso che fa così tanto caldo, era una crema un po' spessa. Allora, non è il gel, perché io vedo su internet che parlano del gel. Questa si chiama crema attiva, è un'altra cosa. Il gel è sicuramente più leggero. Questa è la crema attiva effetto urto, mi è piaciuta molto, aveva un'azione tonificante, idratante, idratante tantissimo. Meglio non metterne poca, perché, ripeto, insomma, comunque mi è piaciuta molto. Geomar mi piace molto come brand. E anticellulite, effetto pelle compatta. Ho terminato il detergente viso di Natura Equa, questo specifico per le pelli secche, per le pelli sensibili disidratate, all'olio di melograno, ottimo, mi è piaciuto tantissimo. E quindi, insomma, tantissimi prodotti bio, vedo, Poi bio forse non ce n'è più. Mi sa di no. Ho terminato questo che avevo trovato in una rivista, un buonissimo effetto. Più che altro mi piaceva molto la texture, che era in gel. Ecco, sarebbe perfetta per adesso, di Leo Crema. L'avevo trovato in una rivista l'anno scorso, l'avevo utilizzato e poi me ne è rimasto pochissimo, l'ho terminato. Mi è piaciuto tanto, gel intensivo anticellulite con cellule staminali vegetali. Questo qua. Niente male, niente male. Poi ho terminato un mio grandissimo amore. Questo lo compro e lo ricompro da anni. È l'acqua Demaquillant micellare di Nuxe ai petali di rosa, delicato ma al contempo efficace. Mi piace tantissimo, come tutti i prodotti Nuxe. D'altra parte, ho terminato una crema profumata alla rosa di l'Erbolario. Questo lo sono regalato a Antonio, mia suocera. Nutriente vellutante per la pelle del corpo. Sì, anche l'Erbolario fa delle ottime creme corpo. Poi, ho terminato questa di Jouer. Meno male che l'ho terminata prima che arrivasse il caldo, perché ve l'avevo detto che mi piaceva tanto. È una crema molto nutriente, ricca, idratante e nutriente. Eccola qua. E l'ho amata molto, adesso non andrebbe più bene. Se avete la pelle secca, ve la consiglio, in autunno-inverno me la ricomprerò. Nel frattempo cade qualcosa. Una crema mani, questa di Nanou, questa l'avevo presa da Lilla Pois, è una crema con argan oil bio, però la crema in sé non è bio. Una crema molto corposa, bella idratante,
con 0% di PEG, parabeni, eccetera, eccetera. Questa è perfetta per l'autunno-inverno perché è bella corposa. Poi ho terminato questa crema corpo di Idealine, questa mi era stata inviata. Crema corpo rigenerante alla bava di lumaca, aveva tantissimi effetti, mi è piaciuta molto. Era idratante, rigenerante, elasticizzante, insomma, ottima. Anche questa la trovate su Amazon a un prezzo piccolo. Ho terminato un fondotinta che è questo di Yves Rocher, spero che vediate, l'ho proprio terminato, si vede un po' la trasparenza, diciamo. Questo è il Pure Light, non so se esiste più, sapete? Comunque buono, un buon fondotinta. Io avevo la tonalità, c'è scritto qua sotto, boh, aiuto, ah, Rose 200, poi, ah, sempre per la cellulite, sempre in una rivista, ho terminato questo di Biopoint. Questo non mi è piaciuto, crema corpo anticellulite snellente, ma sapete perché? È una crema che ho utilizzato, diciamo, forse stava arrivando già al caldo, o era già arrivato, faceva fatica ad assorbirsi sulla pelle. No, questa non mi è piaciuta. Ho terminato di Yves Rocher, il famosissimo shampoo, che adesso esiste anche nella versione, quello per 30 utilizzi mi sembra, questo è quello grande ed è lo shampoo brillantezza per avere capelli quindi lucenti, eccetera, eccetera. E sapete che per ogni, se è sempre così, per ogni shampoo acquistato viene piantato un albero e tra l'altro la formula è anche biodegradabile, eccetera, eccetera, ottimo. Poi ho terminato di Garnier la classica acqua micellare, ora ho quella illuminante che non si trova da nessuna parte, l'ho trovata forse solo io, la Garnier Skin Active, quella tutto in uno per le pelli sensibili, quella rosa mi piace tanto, questa qui e è una delle mie preferite. Poi ho terminato questo che mi è piaciuto tanto, in realtà però l'ho utilizzato più per le mani, è una crema che avevo preso da Bio tra l'altro. E ritorno al bio, una crema bio che avevo trovato da Lidl, vi ricordate quella linea? Questa è la linea Bio Bebè, prodotto biologico, crema viso corpo, in realtà l'ho utilizzata sì, anche un po' per il viso, per il corpo, ma soprattutto per le mani, cioè la tenevo lì, passavo di lì, facevo così e la utilizzavo per le mani, devo dire che cioè, mi sono trovata bene. Ho terminato questo che è vecchissimo. Ne avevo ancora uno e vedo che ne è rimasto un po', ma come mai? Non riesco a farli scendere tutti. Vabbè, sempre quello al Monoi, ora ha cambiato packaging, comunque questo era quello vecchio e niente, lo terminerò stasera, ce n'è rimasto ancora un pochino. Ho terminato, ho dato fondo a tutte le creme anticellulite che avevo vecchie, questa di Equilibra è ottima, anche questa non ha nulla da invidiare a quelle che sto utilizzando. Ed è all'aloe, criogel cellulite, quindi azione effetto freddo, 20% di aloe vera, ma conteneva anche, questa pensavo proprio di riprenderla semmai una volta che termino tutto, caffeina, carnitina, centella e mirtillo. Mi è piaciuta tanto, un bel gel fresco, che già quello da sollievo alle gambe, un bel effetto anche quello, l'avevo utilizzato l'anno scorso, l'ho finita ora. Ho terminato uno dei miei tonici preferiti idratanti, che è questo di Dr. Knopkas, l'ho già utilizzato svariate volte, ha una bella azione idratante e è un brand bio, insomma sono tutti bio questi terminati, ma non l'ho fatta apposta. Poi ho ancora altri prodotti perché non ho finito, ok? Ho terminato questo che mi ha regalato la Manu di Buckle, no, in realtà me l'ha regalato Arianna. Tramite la Manu, ciao tesoro, ed è di Buckle ed è il TOC, è un trattamento di soli 3 giorni, mattino e sera, che si può utilizzare anche in estate, a base di vitamina C, ottimo, mi è piaciuto molto, anche se è durato solo 3 giorni, però la prima impressione è stata positiva. Ho terminato questo che utilizzavo sulla makeup bag, l'avete vista probabilmente tante makeup bag, ma cosa dico? Makeup station, insomma, vabbè, ci siamo capiti. Pelle di pesca, questo era di Vanille Cosmetics, un brand che non so neanche se esiste più, ed era uno spray fissante trucco 3 in 1
E ogni tanto lo utilizzavo e poi a forza di utilizzarlo piano piano l'ho terminato, ma è tanto che ce l'avevo aperto. E poi avevo ancora aperto e ho terminato il DELF, il Daily Brush Cleanser, questo. E poi un prodotto che mi è caduto sempre di ELF ed era quello per fissare il trucco. Anche di questo ne avevo più pochissimi, li ho terminati tutti e due. Beh, direi che questo mese sono stata piuttosto brava. Il prossimo non credo perché non so, ho questa impressione. Poi ogni mese dico la stessa cosa. Fatemi sapere se questi prodotti li avete provati, fatemi sapere un po' la vostra, vi aspetto qua sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere seguirmi e quindi non perdere i prossimi video. Mettete mi piace e ci vediamo al prossimo video.